Sempre buonasera dal Lido di Venezia, dove si sta tenendo la 78esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Siamo qui per parlare dei film che vengono presentati, anche se adesso vorrei spendere due parole per un film che non è in concorso, che è stato presentato alla Settimana Internazionale della Critica, ma che probabilmente merita due parole, ovvero Mondocane di Alessandro Orcelli. Perché parlare di questo film? Si tratta di qualcosa che ultimamente nel cinema italiano, che ultimamente intendo negli ultimi 5-10 anni più o meno, è iniziato finalmente a emergere dopo tanti anni in cui mancava, cioè il cinema di genere. Sappiamo che tra gli anni 60 e 70 il cinema di genere italiano è stato uno dei cinema di genere più ricchi, più vivaci, più interessanti in tutto il mondo. Lo spaghetti western, il thriller all'italiana, l'horror all'italiana, il poliziottesco, tutta una serie di filoni che hanno dato al cinema internazionale, al cinema mondiale, tanti bei film, tanti grandi film e anche un numero considerevole di capolavori. All'interno del cinema di genere ha lavorato gente come Dario Argento, Mario Bava, Sergio Leone, che è un grande nucleo filmico che per tanti anni purtroppo era mancato e che ultimamente un pochino inizia a riemergere. Si pensi a lo chiamavano Gigolo Bo, si pensi a The End, L'inferno è fuori, si pensi a Veloce come il vento, tutta una serie di film che rompono un po' quel monopolio tenuto nel cinema italiano dal duetto commedia-dramma, che per tanto tempo è sembrato essere l'unico cinema realizzabile in Italia e che finalmente, ultimamente, si sta un pochino rompendo. Questo monopolio, appunto. Ecco, Alessandro Celli col suo Mondocane si inserisce all'interno di questo filone, entrando in un genere in realtà ancora molto poco toccato all'interno del nuovo cinema di genere italiano, cioè la fantascienza, tra molte virgolette. L'unico film di fantascienza italiano recente che mi viene in mente è un film che non penso abbia avuto perché sono successo, ma che in realtà era molto bello, che si chiama Index Zero di Lorenzo Sportiello. Forse c'è qualcos'altro, però diciamo non sono proprio tantissimi. Diciamo che ultimamente sta emergendo molto l'horror. Ecco, dicevo, Mondocane, film di fantascienza, film distopico, molto interessante perché parte un'idea geniale: prendere una tragedia come quella dell'Ilva per trasformare il luogo dell'Ilva in una realtà post-apocalittica, di fatto. Nel mondo raccontato da Celli, l'Ilva non ha mai chiuso, non verrà mai chiusa l'Ilva, e addirittura sono gli abitanti attorno all'Ilva a essere evacuati. Una parte di questi andrà a formare quella che si chiamerà Nuova Taranto, cioè una città relativamente moderna, mentre tutta una serie di reietti continueranno a vivere nella zona immediatamente esterna all'acciaieria, creando appunto questa società parallela, violenta e tragica. E la storia si muove all'interno di questo ambiente, la storia di due ragazzini che vivono in questa periferia di Nuova Taranto, che in realtà è la vecchia Taranto, che entrano all'interno di una banda di gangster bambini pericolosissima, violenta, comandata da Alessandro Borghi, da un personaggio interpretato da Alessandro Borghi. E appunto la storia è questa, la loro storia all'interno di questa banda, il loro tentativo di prima entrarci, poi prendere coscienza del fatto che probabilmente meriterebbe una vita diversa. È un bel film di genere, non è un grande film di genere, è un film sicuramente che ha dei difetti, però è un film sincero, fatto col cuore, come tutti i grandi film di genere, tutti i bei film di genere almeno, riesce a divertire,
ma all'interno del divertimento infila degli spunti sociali, degli spunti politici, e questo lo fa bene. Ribadisco, non tutto quello che cerca di dire il film arriva davvero fino in fondo, non tutto funziona, ma è un film in cui probabilmente è accettabile che non tutto funzioni, perché è fatto col cuore, appunto, ed è anche fatto proprio tecnicamente abbastanza bene. C'è una bella ricostruzione di questo mondo, ed è un film che evidentemente deve molto a Carpenter in primis, ma in generale a tutta la fantascienza distopica del passato, degli anni 70, 80 e 90 soprattutto. C'è molto Mad Max, evidentemente. Quindi, grande film? No, buon film di intrattenimento, sì. E volevo spendere queste due parole molto veloci su questo film, perché è un cinema di cui l'Italia ha bisogno, che sta iniziando a muoversi tra mille difficoltà. Il cinema di genere italiano odierno non ha ancora trovato un proprio capolavoro, non ci sono ancora capolavori di genere italiano dal 2010 in poi, ma è importante che questo cinema abbia successo per continuare a portarlo avanti, nell'attesa di trovare effettivamente anche dei grandi film, tenendo conto che il cinema vive non solo di grandi film, ma anche di film che sono semplicemente dei buoni film, dei film riusciti. Questo è molto importante, perché io sono fermamente convinto che una cinematografia, un'industria cinematografica funzioni quando contemporaneamente riesce ad avere il, come posso dire, il cinema quello considerato mainstream di qualità e contemporaneamente i B-movie, il cinema di genere. Sono due cose che difficilmente riescono a vivere l'una senza l'altra, tant'è che il grande cinema di genere italiano esisteva in contemporanea al grande cinema, punto, nel senso Leone, Argento, Bava, eccetera eccetera, erano a fianco di gente come Fellini, Visconti, e di fatto in qualche modo pur indirettamente si nutrivano l'uno con l'altro. Ecco, per questo voglio parlare di questo film, ho voluto parlare di questo film, per consigliare a tutti di andarlo a vedere. Potrebbe piacervi, potrebbe non piacervi, ma credo sia molto importante andarlo a vedere. Detto questo, grazie per averci ascoltato come sempre, buonasera e alla prossima recensione, prossimo commento, forse recensione è eccessivo.